Ciao Maurizio. Ciao, ciao a tutti. Senti, parliamo di teatro oggi, anzi di tutta la vita che verrà. Tutta la vita che verrà, il prossimo spettacolo teatrale scritto e diretto da Lorenzo Pratesi, a cui parteciperò con una particina come il suo precedente spettacolo, Io il peggio, che abbiamo già visto a Pistoia e zone limitrofe l'anno scorso. E quindi una carriera teatrale? La carriera teatrale è un'esagerazione. Diciamo che Lorenzo mi ha fatto fare questa piccola parte nel suo spettacolo l'anno scorso, Io il peggio, in cui interpretavo due piccoli ruoli, ovvero un traduttore dall'arabo all'italiano e l'assistente della maga ad Ancise. E Lorenzo è rimasto abbastanza impressionato, credo, perché mi ha voluto con sé anche per questa nuova. Per questo nuovo spettacolo, e nel mentre sono stato contattato da Loggetta, che è la compagnia di Quarrata, che mi ha visto proprio nello spettacolo, che mi ha voluto con sé per la commedia andata in scena a febbraio e a gennaio a febbraio, e che andrà di nuovo in scena il 23 di febbraio ai Casini di Quarrata, e che si chiama Con tutto il bene che ti voglio. E in più ho fatto uno spettacolo sempre scritto da Lorenzo, ma diretto da Giulia Nannini, che è Cenerentola PT, che c'è stato a Manzoni a dicembre. Quindi, carriera ancora no, però è un bel divertimento. Senti, ma nell'epoca del web, essere in teatro cosa vuol dire? Fare qualcosa di controcorrente nell'epoca del web, e c'è da dire che comunque io sono un gran sostenitore del web, perché ci sono, con le mie recensioni che faccio sul canale Kirio 1984, dove recensisco manga, libri, fumetti in generale, cinema, e chi più ne ha più ne metta, ovviamente sui social network e in un blog che curo per quanto riguarda i concerti, che si chiama Live Rock Toscana. Quindi riesco benissimo a conciliare le cose, anche se ovviamente credo che a livello umano sia molto meglio il teatro, proprio perché c'è il contatto vero e proprio con la gente. Senti, parlando di cose concrete, tutta la vita che verrà, stiamo andando avanti in una serie di cambiamenti, dal nuovo Papa alle elezioni, temi sui quali non ti voglio e non mi voglio coinvolgere, ma riusciremo a avere il peggio o il meglio nei prossimi anni, Maurizio, o nei prossimi giorni? Ovviamente si spera sempre il meglio. Io spero che qualche candidato politico non si voglia candidare anche a Papa, in qualche delirio di onnipotenza che sembra sempre essere sfiorato in all'avvicinamento di ogni nuova elezione. Quindi fai te, se mi vuoi chiedere qualcosa di politica io rispondo, se mi vuoi chiedere qualcosa di religione io rispondo, altrimenti ci fermiamo qui. Forse è meglio chiederti qualcosa di web, allora, secondo me. Lasciare la politica alla religione a chi è Un'altra più competente, sì. occasione magari. Senti, nel web invece avrai degli sviluppi? Nel web ho appunto questo sito che si chiama www.liverocktoscana.blogspot.com, in cui appunto più che recensioni o report do proprio le segnalazioni, quindi le news sui vari concerti, ma anche avvenimenti teatrali stessi, convention. Diciamo tutto ciò che riguarda l'arte in senso lato e non solamente i concerti, rispetto del nome, e continuo quindi con questo sito che gestisco. E in più, ovviamente, su YouTube, il canale dove recensisco fumetti e altro, a cui ho chiesto da poco la partnership di YouTube, nonostante ovviamente sia una cosa fatta assolutamente senza scopo di lucro, quindi per pura passione, però sono già arrivato sui 1500 iscritti, è circa un annetto e mezzo che ho questo canale attivo, anche se sono iscritto a YouTube da
dal 2006, credo, e da un annetto e mezzo ho raggiunto i 1500 iscritti, quindi questa è una cosa che va avanti con passione e che mi piace, anche perché i fumetti sono una mia grande passione, seguo soprattutto il fumetto giapponese da quando ho 5-6 anni, adesso ne ho 29, quindi un po' di acqua sotto i ponti è passata su questo. Bene, io ti ringrazio di questa chiacchierata, chi cercasse Maurizio lo trova sul web, lo trova in teatro, magari... Facebook, ricordo l'ultima cosa, se voglio trovare la mia pagina, diciamo, professionale per quanto riguarda appunto il canale, le attività teatrali e tutto quanto, si chiama Neo Gokuraku by Kirio. Vedete, vi lasciamo il link anche qui. Esatto, facciamo passare i sottotitoli perché non è che abbia capito un granché. Poi per chi volesse segnarselo, appunto facciamo passare tutto i link qui sotto. Perfetto, io ti ringrazio, ci troviamo online o a teatro. Ciao, grazie Maurizio. Armando, grazie Armando e grazie a tutti. A presto.